No, solo Drudi non è disponibile, poi Rizzo perché ha avuto un problema influenzale negli ultimi giorni, quindi stiamo valutando. Quindi Drudi e Rizzo non ci Drudi e saranno. Rizzo sì, il resto sono tutti a posto. Quindi in vista Modena, il Drudi e Rizzo è solo un problema influenzale. Credo di sì, perché insomma fino a poco tempo fa, fino a poche ore fa aveva la febbre, stamattina aveva la febbre, quindi... Però chiaramente ci siamo presi le nostre cautele facendo il tampone, c'è cioè tutto regolare, però influenzato. Com'è stata la settimana di lavoro di ritorno Buona, è da stata una casa? buona settimana di lavoro, abbiamo anche recuperato frascatore, poi settimana, è stata una settimana corta perché siamo rientrati martedì allenandoci lì dopo la partita di lunedì sera, una buona settimana di lavoro, devo dire che il gruppo complessivamente sta bene, abbiamo anche recuperato, diciamo così, dall'impegno che abbiamo affrontato lunedì sera. Qualche piccolo vantaggio per la Fermana, ma roba trascurabile perché loro hanno giocato 24 ore prima, insomma. Mister, buongiorno di nuovo. Bypasso i discorsi fatti più volte sulla fase difensiva. Mi concentro sul fattore campo, perché ora ci sono due partite casalinghe e una cosa che comunque si è vista dai risultati del campo, perché Pescara ha fatto meglio come media punti in trasferta che in casa, dove ha perso anche l'unica partita. In quel modo, due pareggi contro squadre di medio-bassa classifica. È il momento di fare uno scatto di qualità, chiaramente, ma c'è un problema fattore campo, secondo lei? Ma non credo, vede, i dati, abbiamo preso dei gol, però poi fuori casa siamo imbattuti. Normalmente, ma non è sempre così. Dovrebbe essere il contrario. E quindi sì, non abbiamo vinto delle partite in casa, quella con la Reggiana lo sappiamo, l'abbiamo addirittura persa. Poi Viterbese e Vispesa, abbiamo fatto due pareggi. Però credo che la squadra abbia sempre fatto partite giuste. Quindi secondo me non c'è un problema casalingo. Poi il nostro atteggiamento in casa e fuori non cambia, più o meno interpretiamo le gare nello stesso identico modo. Io non credo proprio che ci sia un problema casalingo, perché dovrebbe esserci? È chiaro che ogni partita ha una propria storia, è come ad esempio nel caso della Viterbese, prendi gol dopo 2 minuti su un calcio d'angolo, siamo stati costretti a rincorrere e poi è andata bene. Non c'è secondo me un problema casalingo e poi comunque la squadra complessivamente sta bene. Noi abbiamo bisogno di fare i punti, quello sì, ma ci mancherebbe altro. Adesso facciamo 3 partite in 7 giorni, 2 consecutive in casa, una alla volta. Cominciamo a pensare a quella di domani. È chiaro che dopo un paio di pareggi, dopo un paio di risultati che non abbiamo, che non sono stati ottimali, ma che comunque abbiamo sempre fatto buone partite, perché probabilmente avremmo anche meritato qualcosina in più, però dobbiamo prenderne atto e pensare che adesso è il momento di fare i punti, perché i punti non li dobbiamo lasciare più per strada. Ecco, proprio le partite con la Viterbese e con la Vispesa sono un monito importante per la gara di domani, perché sulla carta ci sarebbe uno, poi lei dirà che è il campo che parla, ma c'è uno squilibrio di forze sulla carta. Però poi le partite precedenti hanno detto che Pescara ha perso dei punti con Viterbese e Vispesa, quindi la gara di domani è un grosso Intanto monito. si affrontano 2 squadre che fanno lo stesso campionato, quindi sulla carta noi non lo dobbiamo proprio pensare, perché in questa categoria, ma anche in altre categorie, le partite sono sempre difficili e non c'è mai un risultato scontato. Guai a pensare se, che il risultato debba essere scontato o perché insomma abbiamo qualità in più. Certo che abbiamo qualità in più, l'abbiamo anche dimostrato. Domani, ripeto, è il momento di fare i punti, di non commettere errori, di essere razionali, equilibrati, di aumentare anche il livello delle prestazioni che abbiamo fatto, perché i punti sono fondamentali, perché un pochino ci siamo attardati, di tempo ce n'è tanto, non ci siamo attardati perché in questo momento con la prima c'è una grande differenza sul piano del gioco, ma in termini di punti sì, poi vai a capire i sei, ma veramente non contano, comunque è così, e siccome questa è una squadra che ha qualità, adesso noi i punti non ce li dobbiamo lasciare sfuggire. Le partite contro la Reggiana e contro il Pescara e contro l'Entella hanno visto un po' soffrire, mi pare, questo dal punto di vista, il trequartista Radrezza e Schereppi. Ora la Fermana ha qualche assenza, non so se confermeranno il modulo col trequartista, però loro giocano ovviamente con Frediani tra le linee. Potrebbe essere questo un elemento di difficoltà? Con la Reggiana io l'ho visto poco il loro trequartista perché ha cominciato Meglia,
e poi è uscito, è entrato la D'Avezza quando poi noi siamo anche rimasti in 10 quasi subito dopo, e ha trovato quel suggerimento nell'azione del terzo gol. Ma ci può anche stare, non è che l'abbiamo subito complessivamente tutta la partita, ma così come anche Schenetti, giocatori di quel livello è normale che possano ricevere qualche palla fra le linee. Anche Schenetti l'ha fatto tante volte, però poi abbiamo sempre chiuso, ci siamo sempre compattati, tranne nell'episodio del secondo gol, in cui francamente fanno anche una conclusione molto veloce, prendono posizione in area di rigore, probabilmente se l'avesse fermato lo avremmo chiuso, invece ha calciato di prima intenzione e ci può anche stare. Non credo che siamo, che abbiamo sofferto giocatori che assumono quella posizione, fermo restando che quel tipo di giocatore che destabilizza le difese, che viene a giocare fra le linee, è sempre un giocatore quando si attacca molto importante. Noi quando attacchiamo lo facciamo spesso, se c'è Clemenza o altri, ma anche lo stesso Dursi, vengono ad assumere posizioni destabilizzanti per la linea difensiva avversaria. Io ho un altro paio di curiosità, al di là della questione trequartista, che squadra è la Fermana e poi se per la partita di domani influenzerà nelle scelte iniziali il fatto che ci sia un'altra gara molto molto difficile come quella con Modena martedì? Partiamo dalla prima, io sto pensando alla prima perché è molto difficile pensare, anche se sono 3 partite in 7 giorni. Io so quello come sta ogni ragazzo individualmente e so quello che sono in grado di dare perché li conosco profondamente, ma questo è anche normale perché quotidianamente ci stai. Cominciamo a pensare alla prima e quindi sono orientato solo sulla gara di domani. La Fermana è una squadra consistente, una squadra che è forte agonisticamente, una squadra che ha anche spessore fisico, una squadra che ha anche un buon modello organizzativo di gioco e poi, non lo so, sembra una squadra tipo la Vispesero, ecco, tanto per stringere un po' il discorso, quindi squadra che molto molto solida e molto attenta dal punto di vista difensivo, che magari geometriamente, linearmente non è una squadra che gioca tantissimo, quindi spesso questa palla potrà stare anche in aria perché il loro modo di giocare prevalentemente è questo, anche quello di andare a giocare sulle seconde palle, quindi ci aspetta questo tipo di partita, dovremmo essere bravi a stanarli, a destabilizzarli, a non perdere mai gli equilibri e a dare continuità al gioco d'attacco. Domanda cattiva. Modulo. Lei ha provato indifferentemente nell'ultimo periodo sia il 4-2-3-1 che il 3-4-3. Le chiedo cosa cambia dal punto di vista dell'eventuale equilibrio tra il primo e il secondo modulo nell'interpretazione e se domani dal primo minuto di possibilità che vedremo la linea 4. Grazie. Queste variazioni sul tema, che sono delle variazioni, scusate, vengono perché o possono venire perché nei ruoli preferisco sempre mettere in campo chi sta meglio, quindi come ho detto precedentemente lo abbiamo già fatto in passato. Cosa cambia? Se giochi a 4 ne abbiamo già parlato sinteticamente, lo diciamo ancora, nella proposta di gioco a turno un esterno si alza e l'altro deve stringere. Giocando a 3 l'unica differenza è quella che 3 sono prevalentemente, quindi dal punto di vista difensivo il sistema 3 è un sistema un po' più equilibrato e un po' più attento, perché non c'è l'esterno va, l'esterno stringe, oppure poi si possono fare anche scelte diverse, quindi fermarli tutti e 4. Non lo so, dipende sempre da quello che, dall'intenzione di chi io devo far giocare, tutto qua nei ruoli. Faccio degli esempi, insite con un giocatore che per il percorso di lavoro che ha fatto fino adesso difficilmente può fare 3 partite di alto livello in queste 3 partite che dovremo andare a fare, per cui devi sempre pensare di alternare. Dasi è un giocatore che ha fatto molto bene, che è molto cresciuto e che però è un giocatore che si sta affacciando adesso a platee importanti, per cui è cresciuto, ha fatto bene, ma può anche commettere l'errore, per cui l'allenatore ha il dovere di valorizzare tutte le risorse. Quello che faremo non lo so, ma noi abbiamo tutti i problemi tranne quello di Modulo, perché lo abbiamo già fatto anche in queste 8 partite, abbiamo cambiato, ma anche a Chiavari abbiamo uscito il gioco a 4,
ogni volta che uscivamo il gioco si alzava il zappello, eravamo a 4 se ci avete fatto caso, e quindi andavamo a giocare con l'uomo fra le linee, Clemenza e Dursi molto spesso, quindi le piccole variazioni sul tema non cambiano la sostanza, quello non lo cambiano, però fra le due cose, dal punto di vista della gestione delle transizioni negative, quindi la perdita del possesso che tutte le squadre hanno, se stai a tre sei un po' più giudizioso ed equilibrato. A proposito, ha fatto due individualità, detto Zita e Rasi. Quando le feci la domanda un mesetto fa, mi disse che per come stava sviluppando la carriera Frascatore non lo vedeva bene nel ruolo di quarto. E le risposi, tranne... Però le chiede, tranne in qualche partita, linea a quattro, Frascatore lo può far bene? Certo che sì, certo che sì. Una considerazione su... giocatore nella consente vista su Dursi, che insomma noi vediamo quasi come una sorta di certezza, perché conosce bene quelli che sono i suoi concetti di gioco, l'ha allenato per diverse stagioni, abbiamo visto, lo ricordo, la Reggiana l'abbraccio col direttore. A noi ci sembra che, perlomeno a me sembra, che non stia rendendo fino in fondo per quelle che sono le sue grandissime qualità. È d'accordo? Cosa manca a Dursi nel caso? Certo che sono d'accordo, perché lui può fare meglio, però lo conosco bene, è un ragazzo molto esuberante e che a volte si lascia trasportare, forse il fatto che prima di sei partite non aveva fatto gol, poi ha fatto gol con la Reggiana, forse questo un po' l'ha condizionato, ma ha avuto un rendimento fatto di alti e bassi. È chiaro che Dursi è un giocatore che deve fare di più, è stato scelto tante volte, può essere pure che avrà anche la possibilità di rifiatare un attimo, fare qualche piccola riflessione e poi ritornare come prima, perché comunque magari domani? Magari sì, magari no, non lo so, ma cambia poco. Io alleno tutti e tutti avranno, così come è già successo, tutti avranno le stesse opportunità. Io non escludo mai nessuno, anche Galano le ha avute, che in questo momento è un giocatore che sappiamo, lo prendo io l'argomento, che viene dai mesi estivi, no, lo sto prendendo perché è un esempio, viene dai mesi estivi in cui dentro fuori sembrava che potesse non appartenere al nostro progetto, poi invece è rientrato, chiuso il mercato, e poi anche lui ha avuto tre partite consecutive in cui ha giocato, quindi lo dico per confermare con i fatti quello che ho detto a parole. Quindi nel caso di Dursi può essere sì, può essere no, ma in generale lui può fare molto meglio. Andiamo a chiudere, che abbiamo un momento. Faccio l'ultima domanda. Nell'eventualità di un 4-2-3-1, dietro la punta centrale, lei vede meglio Menuscelli, come fece a Carrara, se non ricordo male, il momento dell'occasione del gol, o una classica seconda punta che può essere Galano o Marino? Guardi, se dovessimo fare 4-2-3-1 non possiamo giocare 3 più un altro attaccante, perché servirebbero altre caratteristiche, giocatori più di corsa, quindi con quattro attaccanti non ci giocheremo, tranne che in alcuni momenti di partita in cui la partita è incanalata su certi binari, ma queste sono valutazioni del momento. Però in linea di massima, bocce ferme, giocare tre più un altro attaccante che poi sia chiamato mezza punta o come volete, perché comunque c'è da venire sotto palla a difendere, quelle le caratteristiche degli attaccanti sono migliori, dominanti, sono quelli offensivi, non li puoi costringere a fare rincorse estenuanti e poi lì snaturi. Io non sono una volta di voglia. Grazie.